facevo un esempio sulla competenza scientifico-tecnologica, ad esempio, no? Appunto, assumiamolo come una delle possibili ambiti. Allora, qui abbiamo un tentativo che io riprendo, anche qua non c'è bisogno forse di dirlo, però è chiaro che lungi da me pensare di dare l'interpretazione autentica, diciamo, di queste cose. Io do il mio punto di vista, ecco, poi per carità, è un approccio, diciamo, tra gli altri, no? Qui c'è un tentativo di analizzare, appunto, alla luce di quello che diciamo prima, no? La competenza scientifico-tecnologica in una serie di dimensioni. Su queste dimensioni viene c'è un esempio di strutturazione di una rubrica, quindi un tentativo di descrizione di profili, no? Che possono essere punti di riferimento per la valutazione. A questo punto, come gestire ciò che dicevamo prima in chiave operativa? Ecco, l'ho preciso così. Io lo gestirei in questo modo, in parte lo accennavamo la volta scorsa, no? Immaginiamo la scuola media che ovviamente ha un'articolazione, come sappiamo, più rigida e maggiore, no? Quindi il problema diventa un pochino più complesso. Ogni docente che si occupa di discipline che si ritengono in qualche modo connesse allo sviluppo di questa competenza, quindi potenzialmente tutte, ma ovviamente potendo fare anche delle scelte, il docente di scienze, quello di tecnologia, quello eventualmente, che ne so, di italiano, se lo si ritiene. A ogni docente viene chiesto di esprimere il suo giudizio in rapporto a questa rubrica che, vedete, non si ferma alle conoscenze e abilità. Di nuovo propone un approccio più globale, diciamo, no? A che cosa mette in gioco, quindi si parla di processi, si parla appunto di disposizioni. Dopodiché, appunto, si evidenziava la volta scorsa, in funzione della certificazione, visto che poi abbiamo anche questo compito operativo, la moda, no? La prevalenza, diciamo, dei giudizi diventa in qualche modo la proposta che arriva allo scrutinio, al consiglio di classe. Questo è un modo per salvaguardare, diciamo, la visione globale, ecco, per ritornare su quello che dicevo prima, no? Per evitare una visione, come dire, che rimanga settoriale, no? Mi sembra un possibile modo per salvaguardare la visione globale, cioè invitare tutti ad avere uno sguardo a 360 gradi. Ma poi, scusi, non pensa che, mi chiedevo, anche le pratiche, come dire, questa frattura, sanano in parte questa frattura, nel senso che se io intendo i percorsi trasversali in una visione, con una metodologia laboratoriale, quindi di didattica attiva, eccetera, e la disciplina come una lezione frontale di questo tipo, è chiaro che la frattura si amplia. Se invece comunque le pratiche sono più simili, nel senso che è vero che noi, come dire, prendiamo delle informazioni dalla disciplina, ma la didattica della disciplina assomiglia molto alla didattica del percorso trasversale. Adesso guardavo le dimensioni, non so, se l'autonomia è quello che faceva vedere prima su una competenza matematica. Sì, proposta competenza scientifica, esatto, ad esempio. Che diceva, non so, analizza in autonomia fenomeni e situazioni da indagare. È chiaro che se io ti faccio solo la lezione frontale, quella dimensione lì, certo, che sia disciplina o che sia laboratorio, non la posso vedere. Quindi assolutamente, nella sostanza il punto è quello che dice lei. Io dicevo solo il rischio di veicolare, sì, ho capito, cioè di dare quel significato, sì, nell'impostazione che era stata proposta, il rischio di veicolare questa frattura, sì, sì, tenuto conto che poi potenzialmente il vostro era anche un materiale che resta a noi, cioè non, nel senso il materiale tratto con cui noi. Sì, però come lavoro di ricerca potenzialmente poteva riguardare più scuole. Adesso in funzione, diciamo, di una comunicazione. Sì, sì, ecco, sì, no, ho capito. Prendetelo che io l'ho letto come esterno, diciamo. Certo. No? Ecco, mi sembrava che rischiasse di veicolare questa frattura, no? Sì, sì. Al di là dell'aspetto sostanziale, che è quello importante, che è quello che adesso lei richiamava, dipende dal tipo di didattica, ovviamente, dal tipo di valutazione. Volevo solo evidenziare, ma non voglio farla troppo lunga su questo, ma anche questo forse era, come possiamo dire, un rischio di lettura. Ecco, prendetevi, appunto, come dicevo, la lettura da parte di qualcuno che non ha partecipato, appunto,
un amico o un nemico critico, secondo, come dire, dei punti di vista, ma cioè per dire che non ha partecipato all'elaborazione e quindi ha uno sguardo esterno, ovviamente. Volevo solo evidenziare questa idea, poi magari nell'ultimo punto possiamo anche recuperarla in qualche modo in maniera più articolata, di pensare all'elaborazione del curriculum non tanto come un documento in cui appunto vengono documentati alcuni punti comuni, quanto come un processo. In particolare, non so se colgo nel segno perché non lo ricordo bene, però ecco, quello che, se dovessi esprimere quello che sto dicendo visivamente, lo esprimerei in questo modo, che quando io penso al curriculum, almeno come anche qui, come riferimento che io tento usare, no? Per rappresentare, come dire, il territorio su cui si muove la costruzione del curriculum, spesso utilizzo questa visualizzazione di questo autore, che è ripresa anche da Damiano in alcuni suoi testi, appunto, che non dice nulla di particolarmente originale, semplicemente evidenzia il territorio su cui si muove la costruzione di un curriculum. Diciamo che un rischio, sicuramente non stiamo parlando del Don Milani, ma in senso più lato, no? Se pensiamo a come le scuole intendono la costruzione di un curriculum, un rischio che spesso io intravedo è il fatto di vedere soprattutto il curriculum come lo sviluppo di questi aspetti della parte, diciamo, sinistra della mappa di Kerr, quindi un elenco spesso molto articolato, molto strutturato, appunto fin troppo ossessivamente quasi, come dire, declinato di traguardi per anno, per quadrimestre, addirittura a volte o di contenuti che si vogliono sviluppare, lasciando molto sullo sfondo invece la parte destra. Ecco, io credo che invece la partita del curriculum si giochi esattamente all'opposto, no? Perché all'opposto? Perché di fatto, lo dico anche qua un po' in due parole, lo dico, so di dirlo in maniera un po', come dire, veloce e approssimativa, però tanto credo che ci si capisca, o comunque si può poi ritornare sui punti. Di fatto la parte sinistra trova già dei riferimenti, delle indicazioni sufficientemente, come dire, definiti, anche se possono essere ovviamente articolati, il profilo di vita, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento, ci danno già dei riferimenti per quanto riguarda la parte sinistra. La vera partita è sulla parte destra, quindi su il definire delle scelte condivise in termini di processi formativi, quindi metodologie, ambienti di apprendimento e di valutazione, e invece spesso questa parte destra tende appunto a rimanere molto sullo sfondo quando si pensa al curriculum. Per questo io parlavo di curriculum non come documento ma come processo, per evidenziare la centralità nella costruzione del curriculum di alcune scelte e di alcune azioni volte a dare dei paletti comuni, diciamo, in rapporto soprattutto ai processi didattici, formativi e agli aspetti valutativi. Confesso che in questo momento faccio addirittura fatica a ricordarmi quale fosse il collegamento stretto con i materiali che ho potuto vedere, quindi prendetelo solo come, come dire, un'attenzione che mi sembra comunque importante evidenziare quando si parla di curriculum. Peraltro io, ecco, mi permetto anche di dare una lettura un po', come si dice, un po' forse come dire, eccessiva, ma forse neanche tanto, ecco, di quello che stiamo dicendo, no? Spesso io penso che il fatto di lasciare la parte destra sulle generali, la centralità dell'alunno o poco di più, cioè o un richiamo alle possibili metodologie, sia anche un modo per tenersi le mani libere, in realtà per depotenziare il curriculum rispetto a quello che dovrebbe essere, cioè avere dei paletti comuni dentro cui che caratterizzano anche il lavoro appunto di una scuola. E
ripeto, probabilmente Don Milani anche per la sua storia su questo ha un suo percorso specifico e quindi non sta a me adesso riprenderlo. Ultime due punti, appare possibile procedere in questa prospettiva a quali condizioni? Ma ecco, io ho messo a pensare globalmente, agire localmente, forse volevo solo richiamare l'idea che appunto mi sembra assolutamente corretto un lavoro anche molto specifico, no? Che in quella prospettiva più ampia che ci richiama il curriculum vada a lavorare ad esempio sulla produzione di rubriche, su aspetti molto particolari, ovviamente una prospettiva di insieme in cui questo diventa appunto il segmento di una partita inevitabilmente più ampia e che quindi non può che essere vista su tempi molto lunghi, no? In una prospettiva, come dire, di lunga durata. Ecco, mettere al centro il pensamento dell'ambiente di apprendimento, anche qui non credo che di sfondare porte, come dire, che non sono mai state esplorate, però credo che in questo momento appunto il tema delle competenze e della didattica appunto per competenze metta in gioco non solo problematiche di metodologie o di strumenti di valutazione, ma anche di ripensamento dell'ambiente di apprendimento in un senso appunto anche più ampio, più profondo. Allora mi sembra una parola chiave questa, eccetera, quindi da questo punto di vista mi ritrovo abbastanza in sintonia ecco, con l'impostazione che è stata data. Bene, io mi fermerei qui su questo primo step. L'aspetto, anche se apparentemente non è centrale, ma quello della comunicazione, quindi della chiarezza di ciò che si intende è fondamentale, perché anche all'interno, intanto, sarebbe bello pensare che alcune modalità si potessero estendere mischiandosi con altre proposte, inventandosi. Ma poi anche solo per quanto riguarda l'interno, comunque ci sono sempre livelli di, diciamo così, partecipazione differenziati per tante ragioni di anzianità di servizio banalmente. Quindi anche il fatto di avere degli strumenti che non diano adito a ambiguità anche solo per il lavoro interno è sicuramente un obiettivo da perseguire. Quando abbiamo pensato di dare ancora un po' di attenzione alle alle competenze sociali e civiche, avevo proposto di riprendere un attimo la presentazione della rubrica che abbiamo realizzato noi, in particolare il riferimento al profilo di competenza. Al profilo di competenza 11, che appunto è uno di quelli che declinano in maniera specifica alcuni aspetti di competenza sociale. Ecco, anche per questo profilo, che recita rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Allora, noi anche in questo caso abbiamo cercato di tenere insieme una doppia articolazione. Allora, la prima che vedete qui nella prima colonna e che abbiamo distinto anche cromaticamente con l'arancio, l'azzurro e il verde, fa riferimento a quei cerchi concentrici che prima ha mostrato il professore, che fanno riferimento alle risorse cognitive, alle conoscenze per usare, e quindi fare riferimento a tutte quelle attività che nell'ambito soprattutto di alcune discipline promuovono l'attenzione rispetto alla realtà circostante e stimolano la capacità a formarsi delle opinioni, a saperle sostenere e confrontare. E quindi a questo livello abbiamo utilizzato due dei indicatori, uno di storia e uno di geografia, che appunto possono andare in questa direzione.
Poi abbiamo fatto riferimento a processi cognitivi di livello, diciamo, superiore, più ampio, a strategie cognitive e metacognitive anche, anche la capacità appunto di pianificazione, controllo e attivazione di abilità che pescano da diversi ambiti, anche disciplinari e transdisciplinari, e vengono attivati per affrontare dei compiti specifici. E infine, il verde, non so perché, anziché scendere, si ingrandisce, gli atteggiamenti, non li ho chiamati quanti atteggiamenti, ma coincidono, vogliono coincidere con quelle che il professore ha chiamato a disposizioni, e quindi un caso come questo, tutte quelle evidenze osservabili che costituiscono l'atteggiamento complessivo dello studente nella sua esperienza scolastica. Quindi, appunto, dicevo prima, una doppia articolazione, la prima strutturata attorno a questi tre livelli, la seconda che riguarda invece i luoghi, le situazioni entro le quali queste dimensioni di competenza vengono così agite. E quindi, in un primo caso, le attività disciplinari che permettono di sviluppare quelle capacità di formulazione e di opinioni e argomentazione, e poi soprattutto alcuni contesti di lavoro specifici e particolarmente monitorati, come dicevo prima, non perché siano situazioni intrinsecamente diverse dalle altre, ma sono quelle su cui ci concentriamo poi per l'osservazione, in cui tutte queste capacità, tutte queste abilità vengono attivate per realizzare un compito complesso. E rispetto a questo abbiamo individuato due situazioni, una che è caratteristica delle classi terze della nostra scuola e consiste nell'organizzare una serata di cineforum con le famiglie, in cui appunto a partire dagli stimoli forniti dalla pellicola poi si affrontano tematiche di varia natura e sulle quali è necessario saper sostenere una discussione. E invece un'altra modalità operativa che invece riguarda tutte le classi e che è la realizzazione sistematica di attività attraverso la modalità dell'apprendimento cooperativo realizzata dai diversi docenti di una stessa classe secondo modalità, criteri organizzativi e modalità di osservazione comuni. Quindi un qualcosa, diciamo, diverso rispetto al fatto che generalmente ognuno di noi attivi delle situazioni di apprendimento cooperativo, collaborativo, ma in maniera magari più estemporanea o meno condivisa. Invece qui è proprio un tentativo di farlo, però adottando in buona misura dei protocolli comuni che permettono poi appunto di poter confrontare le esperienze e raccogliere appunto delle osservazioni, delle evidenze in merito a quanto alla modalità con cui tutto questo viene affrontato. Un ultimo aspetto che si collega appunto a una visione più globale, a un accoglimento più globale dell'esperienza scolastica complessiva dei ragazzi, riguarda la rilevazione che sistematicamente, anche in maniera abbastanza diciamo così frequente, perché si tratta di quattro momenti per ciascun anno, esprimiamo una valutazione del comportamento che
si configura, l'avevamo già accennato un'altra volta, quasi come una valutazione di competenza, perché si articola secondo diverse dimensioni, fa riferimento a indicatori diversi e accoglie punti di vista diversi. E quindi poi, a partire da tutte le informazioni che questa valutazione complessa e articolata del comportamento ci restituisce, possiamo riutilizzarla insieme agli altri elementi che abbiamo inserito in questa rubrica per dare una valutazione anche di questo profilo di competenza. Quindi abbiamo appunto intrecciati insieme situazioni, modalità di rilevazione che ci danno tanti aspetti diversi di uno stesso diciamo così, oggetto di indagine, così per riprendere la tecnologia suggerita prima. Questa è un po' la nostra esperienza e diciamo che è una delle situazioni in cui, come abbiamo cercato anche di dimostrare anche nell'altro intervento, la necessità di affrontare il tema della valutazione delle competenze ci ha così condotti a recuperare tutto quanto delle nostre precedenti esperienze in campo valutativo, ma più in generale di progettazione didattica, avevamo sviluppato, quindi a non vivere questa esigenza come una frattura rispetto al precedente, ma come un'occasione per raccogliere e eventualmente sfruttare, ma anche valorizzare le pratiche già in precedenza elaborate. Io penso che si tratti anche di modalità che comunque hanno una certa diffusione anche all'esterno, perché mi è già capitato di parlare con colleghi in diversi contesti, anche nei seminari per i neoassunti, su questa modalità per esempio di valutazione del comportamento, ed è un qualche cosa abbastanza presente nelle pratiche delle scuole, così come la possibilità di dotarsi di modalità di osservazione delle situazioni di apprendimento cooperativo può essere un qualche cosa che si può estendere, si può sperimentare anche in altre realtà. Quindi mi sembrava che potesse essere interessante questo come esempio, perché non fa riferimento a esperienze particolari, ma cerca soltanto di raccogliere e organizzare informazioni che provengono da esperienze piuttosto comuni. Questo era un po' il senso della presentazione. Inizia adesso una parte, diciamo, un pochino più dialogata, interattiva, quindi ci sono anche, non so, dei colleghi che proprio nel fondo della preparazione avevano richiesto di affrontare questo tema, se hanno, vogliono esplicitare alcuni dubbi, alcune proposte, è il momento di farlo. Sì, parlavamo con le colleghe di campo di sostegno, se c'è la possibilità di avere degli strumenti, visto che la normativa non è che in questo senso ci sono molto incontro, e anche loro un po' turbati sul fatto di poter seguire le nostre stesse, diciamo, indicazioni, magari nel cooperative learning, stiamo continuando, diciamo, a lavorare un po' sul, diciamo, su quello che abbiamo di fronte ogni giorno, perché abbiamo da ragazzino dall'H, DSA, con diverse situazioni, BES in genere, e quindi questo per noi era un po' un punto un po' cruciale. Come dovevamo comportarci in questo caso, cioè ripartire da livelli A o D ci è sembrato in parte anche molto riduttivo. Ecco, come possiamo affrontare questo argomento, anche per loro è un po' campatinare ancora la questione.
non abbiamo diciamo anche dei modelli esplicativi che riguardano proprio questa fascia in particolare.